Ciao ragazzi, pagliacce e pagliacce a bamba e schere, bentornati, come state e schere? Penso che le ho dette tutte. Oggi sono carico perché finalmente eccoci qui nello speciale di Halloween. Halloween? Vabbè, insomma, nello speciale Halloween. Mozziamo un po'. Dove Ronaldo Junior, ragazzi, sparito. Non si sa che fine abbia fatto. Vi avevo detto che ieri avrei messo il video oggi dove spiegavamo tutto quello che, insomma, gli è accaduto, che ancora non sappiamo bene cosa gli sia successo. Per cui non perdete questo video. Se avete visto il video di ieri, andate a vedere subito il video di ieri e poi vi vedete questo. Penso che fare i video fosse così faticoso. Comunque ragazzi, siccome sarà un video molto bello, perché ve lo ricordo, è collegato a un film che c'è attualmente al cinema, che io stesso ho già visto e da cui ho preso l'idea, quindi vi consiglio di andarlo a vedere, che il film si chiama Halloween. Halloween? Che fai il giorno di Halloween? Vado a vedere Halloween. Ah, ok. E quando spacciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale. Vi ricordo che se mi seguite realmente non avrete la possibilità di essere salvati a fine video. Per cui mi raccomando ragazzi, seguitemi Instagram in descrizione, mi raccomando, io. Bene ragazzi, siamo tutti belli carichi per questo episodio di Halloween, nell'episodio speciale. Sono carico anch'io, non so. Passione, siamo a casa di Ronaldo, ho dato giorno libero alle guardie per stare con i propri figli perché, vabbè, il giorno di Halloween, raga, dai. E sono qui con Albert, come vedete che è molto triste. Tra l'altro sono le 19:15, tra un po' inizieranno feste ovunque di Halloween a Los Santos, ragazzi. Qui non si capirà il bordello. E ciò che è peggio è che tutta la cittadinanza è stata allertata di un assassino pazzo che c'è in giro. Non si sa che problemi abbia, da dove sia uscito, che vuole uccidere tutti. Lui mi ha detto che l'ultima volta che l'ha visto è stato ieri pomeriggio. A quanto pare Albert non sapeva che Ronaldo Junior fosse scomparso. E sembra che sia Ronaldo che Albert, ragazzi, siano alquanto tristi. Ma io non mi demoralizzo, perché Ronaldo Junior è da qualche parte, ragazzi. Dobbiamo solo cercarlo. Non penso sia morto, sparito, scomparso, sparisciuto. Fatti a godere l'Halloween con i tuoi amici. Io passerò questo Halloween a cercare Ronaldo Junior. Già ragazzi, perché la situazione è un po' difficile. Più che altro perché tra un po' inizieranno le feste, c'è una grande festa che faranno, dove ci saranno tutta gente travestita in maschera, no? Quindi vorrei andare a dare un'occhiata lì, ancora Ronaldo Junior, che ne so, ha architettato uno scherzo, qualcosa del genere. Albert, torni a piedi a casa? Tanto abito qua dietro, quindi. Per fare uno scherzo, risbucare ad Halloween, che ne so che c'ha quel bambino in testa, porca miseria! Entra con Ronaldo Junior, ho qualche presentimento abbastanza strano. Non lo so ragazzi, vediamo, intanto andiamo in città. Ho intenzione di dirigermi a quella festa che iniziava alle 9, dove erano tutti in maschera. E più che altro dovrei allertare anche la polizia ancora, quel tizio. Mettete che il tizio è l'assassino in maschera, ragazzi. Non lo riconoscerebbe nessuno, avrebbe piede libero e potrebbe girare con un coltello come gli pare. Assurdo. Io credo che Ronaldo Junior possa essere qui, ragazzi. Sinceramente non ne ho idea. Devo trovare mio figlio da qualche parte. Oddio. Sì, salve, lei non mi conosce, sono un papà e penso che mio figlio si sia inoltrato qui, si sia nascosto da qualche parte. Ora quella tomba, quel teschio, quel zombie che esce dalla spettacolare. Signore, ci ha appena detto che senza un travestimento non posso entrare. Come senza un travestimento non posso entrare? Ma devo vedere se mio figlio è qui. Va bene ragazzi, ho capito. Mi tocca fare questa buffonata, mettermi qualche vestito addosso e... Ora vado giù in macchina, va. Giuro, ho preso le prime cose che avevo nel bagagliaio, ovvero una tuta da rapinatore, una maschera messa a caso e un borsone, che erano onestamente, non so che cavolo ci facevano nel bagagliaio. Comunque, senti amico, sono vestito, posso entrare adesso? Fatto sta ragazzi che devo cercare Ronaldo Junior. Qui ci sono delle tombe. Oddio quanta gente. Qui che cos'è? La sezione Batman. Vestiti di tutti i tipi. Oddio, questo si è vestito da Fortnite addirittura, guardate. Oddio, spettacolare. Cioè comunque queste feste sono veramente fighe. Però non penso che Ronaldo Junior sia qui da qualche parte. Uno si è visto da carcerato. Questi da bianchi. Oddio, che casino. C'è uno vestito con il costume del McDonald's. Non ci credo ragazzi. Uno vestito con il costume del McDonald's e uno con il film di venerdì 13, che non mi ricordo il nome. Mi sto facendo i complimenti, bravo, bella fratello.
Ok, tutto ciò. Oh, questo è l'outfit più bello. Guardate che figo. Una maschera bianca, non ti si vedono manco gli occhi. Oh, stai attento con quel coltellaccio, fratello. Spero sia finto. C'è pure del sangue finto sopra. Vabbè, in ogni caso, ragazzi, qui Ronaldo Junior non c'è. Oddio, non penso che Ronaldo Junior venga qui a fare quelle cose. No, non c'è, ragazzi. Sinceramente, non lo vedo. Forse sarà pieno di sopra. Ronaldo Junior, scusate, c'è mio figlio nel cesso? Vediamo se c'è Ronaldo Junior che sta facendo la cacca. No, no, no. Oddio, c'è uno che sta cagando. No, bruttissima cosa. Ragazzi, niente, Ronaldo Junior non è qui. Usciamo, fatemi levare sti stracci perché sinceramente non hanno un minimo di senso. Non so che faccia questo qui impalato nel vuoto. Boh, vabbè. Comunque, ragazzi, questa sembra una festa prettamente per gente adulta. Pensavo che Ronaldo Junior fosse qui, mi sbagliavo. Dobbiamo subito andare a cercare Ronaldo Junior da qualche parte. Bah, sì, ragazzi, che Halloween. Però secondo me questo outfit ce lo possiamo pure levare. Che dite? Cioè, guardate, sembro veramente onesto un rapinatore. Halloween, uno si può vestire come vuole, però fatemi andare alla macchina, forse è meglio levarlo, va. Oddio, che ci fa un poliziotto qui? Oddio, così, che è successo? Avete trovato mio figlio per caso? Hanno sentito delle urla, sono stati chiamati perché hanno avuto una festa. Cioè, c'è stata una festa ma hanno sentito delle urla e vuole andare a vedere. Mi sta chiedendo da dove vengo. Guardi, io vengo esattamente da lì. Se vuole l'accompagno, sono andato a cercare mio figlio. So, ci siamo visti ieri. Ok, si ricorda. Prego, venga, venga insieme a me, la porto su. Oh, madonna di Dio, porca miseria. La gente, le giuro, non ne sapevo niente. La gente sta facendo riferimento alla caserma, a quanto pare. Dio, ragazzi, sono morti tutti. Cosa? Ma stiamo scherzando? Ero qui 5 minuti fa. Facciamo 10. Oddio, sono morti tutti. Dio, ragazzi, che schifo. Ronaldo, non andare. Oddio, madonna. Aspettate un attimo, ma sapete qual è l'unico cadavere che non vedo per terra? Oddio, che schifo. Questo sta addirittura sotto il divano. Gli ha dei piedi. Ragazzi, l'unico cadavere che non vedo, perché più o meno li avevo visti, i visi, le facce, i costumi, era il tizio che stava qui con quel coltello. Ragazzi, vedete che è stato quello? Cioè, sembrava un coltello finto, vabbè, il travestimento poteva essere... Vuoi vedere che è il serial killer che stanno cercando? Signore, aspetti, io posso aiutarla. Ascolti, c'era qui un tipo che aveva un coltello e sicuramente l'assassino che state cercando, che ha anche ucciso quelli di ieri sera. La gente ci sta intimando, dice sì, esco, fatemi andare anche a chiamare perché magari posso anche sembrare sospetto. Ok, ora il problema è: dov'è Ronaldo Gino, ragazzi? Dov'è questo tipo? Cioè, mi è scappato da sotto gli occhi. Strano, cioè, a questo punto non siamo morti per un pelo. Allora, ragazzi, stiamo tornando alla macchina, fatemi rimettere i vestiti normali. Guardate quanti poliziotti stanno sopra nell'appartamento, perché sono morte 20 persone e nessuno ancora riesce a trovare questo killer che ha preso e ammazzato tutti. Dov'è il nostro figlio, ragazzi? Dov'è Ronaldo Junior? Ucciso tutti nell'appartamento. È impossibile che io sia giù e sia già scappato. C'è qualcosa che non va. Oddio, sento dei passi, ma... Oddio, ragazzi, ma no, non sarà mica il tipo. Sì, c'è una persona che corre. Prendilo, Ronaldo, potrebbe essere lui. Ma c'è un coltello in mano, guardatelo, ragazzi, sta correndo. E lui per forza... sì, però è troppo lontano. Ok, allora, signori, potrebbe essere veramente lui il tipo che stiamo cercando. Non abbiamo idea di dove stia andando. Sta correndo a vuoto. Non si sa, dobbiamo girare tutto allo santo. Dai, Ronaldo, prendilo, sei un calciatore. 5 palloni d'oro, vuoi correre di più? Corri più veloce di lui. Sì, è finita la stamina. Non ci credo. Corri! Salta, fai qualcosa. Oddio. Ragazzi, questa scena è alquanto inquietante. C'è lui che mi sta aspettando lì. Oddio, Ronaldo. E vabbè, ma ok, ragazzi, una volta che l'abbiamo preso, lui ha un coltellaccio, ha ucciso in 2 giorni una sessantina, trentina, quarantina di persone. Ma quello non era Ronaldo Junior? Ragazzi, mi sa che abbiamo trovato Ronaldo Junior. È lui. Brutto. Allora è stato lui, ragazzi. Aveva pianificato tutto. Non se lo aspetterà mai un colpo segreto a sorpresa, ragazzi. Colpo segreto! Bam! Inizia la risa, vai Ronaldo, spaccagli le ossa! Spaccagliele, Cristiano! Rompigli le ossa! Oddio, ragazzi, cosa strana. Sulla minimappa non ci viene segnato come nemico. Chissà perché. Non dagli la possibilità di usare il coltello, sennò siamo fottuti. Tiragliene uno, tiragliene un altro. Vai, grande così. Dio, però sembra che non si faccia niente. Aia! Ah! Madonna, abbiamo perso un quarto di vita con una coltata che ci ha dato. Ronaldo Junior, mi serve una mano. Figliolo, è lui, è lui, è lui.
Ronaldo Junior, svegliati, non ce la faccio da sola. Aia, 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 no, 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 basta. Ragazzi, un'altra coltellata, siamo morti, siamo morti. Yeah. Scappa, Ronaldo, scappa, se ti accoltella sei morto, sei morto. Oddio, ci ha dato un calcio. Ragazzi, ci deve solo toccare, siamo morti. Guarda la vita, siamo morti. No, devi crepare, basta. Non ce la faccio più, non ce la faccio più. Oh, ma è Ronaldo Junior, figliolo. Sì, grande ragazzi, Ronaldo Junior si è ripreso. Aiutami Ronaldo Junior, l'abbiamo quasi stecchito. Spacchiamolo di mazzate, aiutami. Ok ragazzi, abbiamo il coltello, abbiamo il coltello. Sono riuscito a recuperare anche un po' di vita. Adesso chi è che fa il forte? Ronaldo Junior, vieni, lo dobbiamo sistemare a vita. Cerchiamo di non ucciderlo ragazzi, così lo facciamo catturare dalla polizia. No, Dio ragazzi, Ronaldo lo sta squartando. Ronaldo Junior, perché vai da spettatore? Ma oddio, non c'è molto da fare in questa situazione. Sei giù? Devi stare giù. Guardalo ancora. Non ci credo ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Sembra essere svenuto. Quante vittime avrei ucciso con questo coltello infame. Madonna. Oddio, forse gli ho trapassato il cervello col coltello. Assurdo. Ok, Ronaldo Junior, mi devi raccontare tutto quello che è successo. Intanto ragazzi, oh mamma, che ore sono? Le 22:03 si sono fatte. Bene ragazzi, sono successe tutte cose così veloce. Mi sa che è morto. Mi sa, e non possiamo chiamare la polizia. Ah, veramente. Madonna, che casino. Cioè, sembra che sia morto. È uscito un sangue dalla testa. Penso sia morto. Guardate quanto è uscito, un botto. Bene, io vi ricordo di seguirmi su Instagram. Se volete essere salutati in tutti i prossimi video, vi basta cercare @RealAnthony, mettere mi piace. Insomma, ragazzi, lo trovate in descrizione come l'aprite. Quindi mi raccomando, seguitemi. Se no, vi mando Michael Myers a casa a farvi ammazzare. Ok, direi che è andata più che bene, un po' qualche ferita, però almeno in ospedale. Per questo video è tutto, grazie per essere stati anche il giorno di Halloween insieme a me ragazzi. Noi ci becchiamo tutti quanti al prossimo video. Ciao!